Dovete sapere che Tom Cruise, che io conosco, ha voluto fortemente che il film fosse ambientato in Italia. L'ha voluto lui, e ha scelto, dice qua, voglio andare in Italia, perché allora, inizialmente c'erano tre storie in Italia, sono state in ballo fino all'ultimo. Nella prima, gli sceneggiatori, una volta accettato che il posto fosse l'Italia, hanno così, diciamo, proposto a Tom Cruise una storia ambientata in Toscana, una Mission Impossible in Toscana. Tom Cruise avrebbe dovuto pilotare un razzo a Cavacecio, il modello Saturn II, ma con su scritto Maremma Maiala. E lui ha agganciato una cinta senese che partendo dal monte Amiata doveva colpire un meteorite grosso come il Lazio che avrebbe distrutto la casa di Pupo. Questa era la prima, la colonna sonora era su di noi, nemmeno una nuvola su di noi, per tutto il film. Allora io ho detto, che dici Tom, ti piace? E lui dice, beh, insomma, in definitiva questa non è una mission così impossible, io nella vita ho fatto di peggio. Allora gli sceneggiatori dice, vabbè, allora, un'altra storia, un'altra mission impossible, è ambientata in Calabria, già meglio, sì, dice, allora, la storia è questa, tu, Tom Cruise, devi usare una Panda, seminuova dell'81, sempre garage Unipro, a tenuta stagna, come sommergibile. Ti immergi dentro l'acqua a mare, a Cariddi, e arrivi fino a Scilla e uccidi un polpo parlante dopo averlo tramortito con la soppressata d'un chilo. A dargli la soppressata in capoccia. Il polpo, chiaramente, aveva preso in ostaggio la cugina De Gattuso, che conosce la formula dell'anduia anti-Covid che salverà il mondo. Nella colluttazione tu, Tom, gli dai la soppressata, torturata, e la piovra ti dirà maledetto Tom Cruise, ti pigna a tombolate, vattene da capo, tanarame seria, insomma, ti sgrupo. E il tutto con la colonna sonora Calabrisella mia. Anche qui Tom ci ha pensato e ha detto, beh, insomma, in definitiva non ci vedo nulla di impossibile in questa mission. E dice, allora, i sceneggiatori hanno detto, Tom, questa, no, questa è bellissima, abbiamo una terza sceneggiatura fantastica, una storia la più ardua, quella che avrebbe spaventato qualsiasi supereroe del mondo, è ambientata a Roma. Tu dovrai interpretare la vita di un impiegato pendolare che deve partire da casa sua in periferia e arrivare in ufficio in orario al centro di Roma usando solo mezzi pubblici. Lì Tom Cruise alla conferenza stampa ha detto Gagliarda, questa sì che è una Mission Impossible. Dice, anzi, io mi sono anche preparato, durante la quarantena ho fatto un corso di romanesco su Skype con Ricky Memphis. Adesso io so che non è buon uso spoilerare, anche il pubblico a casa svelare la trama di questo Mission Impossible, lo so, ma siccome Tom Cruise, l'ho detto prima, è un amico a casa, è veramente Tom Cruise, ci conosciamo dalle elementari quando lui era piccolo così e così è rimasto, e lui è proprio di casa a casa mia, noi lo chiamiamo Tommasino, no? Tommasino a crociera, e vabbè. Mi ha raccontato tutto e la storia è questa. Allora, è bellissimo. Mission Impossible 7, Tom Cruise abita in una casa abusiva in via Appia al chilometro 17 senza numero civico, a Cava dei Selci. Per andare al lavoro si sveglia alle 5 di mattina, prende la macchina della cognata, targata Frosinone per pagare meno d'assicurazione, un Alfa Romeo Arna GPL col bombolone sul tetto. E al self-service si svolge la prima scena d'azione. Tom Cruise affronta un cingalese che vuole a tutti i costi mettergli il gas per avere 2 euro da mancia. Tom Cruise dice: no, t'attacchi, no, voglio risparmiare, che gli do a te? Ma una vista la macchina c'ho, boom, parte cazzotti e il cingalese casca. Mentre lui mette i 10 euro di gas con le sue mani.
a un certo punto, dopo questa prima grande avventura, Tom con l'arna a Savia, arrivato alla Nagnina, al capolinea della metro, cerca il parcheggio. Lì, altra mission impossible, capirai? E lì si mette a girare per tutto il parcheggio alla Nagnina. Che va via? No, sono appena arrivato. Mannaggia, qui, porco, fa due giri di palazzo. E trova questo, eccola, eccola. No, ah, questo è Passo Carabile, mannaggia. Qui c'è una smart, ma porco, sembrava vuoto. M'era ammazzato. Qui non si va, qui è divieto di sosta, questo è solo per i portatori. Che signor, se levi che devo entrare, c'è il posto vuoto. No, no, mio marito sta a far giro, questo è mio. Ma io sono Tom Cruise, a me che me frega, io sono la regina Elisabetta, ma vabbè, voglio ammazzare. Una scena veramente drammatica. Nella suspense, per cercare parcheggio, già se ne va via il primo tempo. Intervallo, secondo tempo. Stacco, a Nagnina, tramonto. Macchina da presa che scende sul bombolone dell'Arna, vuoto. E Tom Cruise che smadonna perché ancora non ha ancora trovato parcheggio. Porco, giù maledetta a me. C'è scena d'azione. Litiga col parcheggiatore abusivo a capo. Perché voleva 20 euro per guardargli la macchina. E qui ciao, Tom Cruise diceva, ah, ma secco, ma hai visto la macchina mia? Che te do 20 euro a te? Se te do 20 euro a te, poi il gas come lo metto? Tom Cruise entra lascia la macchina in doppia fila, mentre un ausiliario del traffico travestito da platano gli fa la multa. Entra in stazione, va a fare il biglietto della metro e viene assalito da una banda di zingari che insiste per aiutarlo a fare. Tu vuoi amico, tanto aiuto io a far biglietto, dai, levate, leva ste mani, oh, ragazzi, molto da una capocciata. Tom Cruise con una mossa a sorpresa lancia una finta catenina d'oro da una parte. Tutti i zingari vanno verso la catenina. Lui riesce miracolosamente a svincolarsi e salta sui binari direzione Ottaviano. Dietro i zingari gli gridano, a Burciaro, la catenina è finta. Nella sua lunga fuga, Tom Cruise all'altezza dell'arco di Travertino si imbatte in un ratto gigantesco, una zoccola di 2 metri per 4 che ricopre tutto l'arco. Ma senza esitazione Tom zompra sopra il sorcio e lo cavalca a pelo e si fa accompagnare dalla zoccola fino a stazione Termini, dove scende, gli dà un pezzetto di formaggio pecorino, la saluta e prende la metro B direzione Castro Petrolio. E qui inizia la parte difficile della missione. La tensione aumenta. Tom Cruise tenta di scendere alla stazione di Castro Petrolio, ma è chiusa per lavori. Allora riprende la metro C dall'altra parte e tenta di scappare sulla scala a mobile di Piazza de Spagna, ma è bloccata per manutenzione dal 2008. E allora scende, torna indietro, non ha più biglietto. E allora tenta di scavarcare i tornelli come fanno tutti, ma siccome lui è basso, passa sotto. Per non destare sospetti, si mette in fila per prendere l'ascensore alla stazione di Burtina. Così, resta in fila 3/4 d'ora. Bellissimo, grande tensione, tutti i musici sotto. Alla fine, grazie al controllore doppio giochista, riesce a scendere alla fermata Colosseo e qui una delle scene più concitate del film. Tom Cruise ingaggia un corpo a corpo con una manica dei finti gladiatori che vogliono 20 euro per una foto con lui. E lui, tata, oh, via qua Tom, la vita mia, ma io sono Tom Cruise, a noi che ce frega, dacci i soldi, a Purciaro. Ma chi vi conosce, andiamo riammazzati. Tom riesce a prendere una daga da uno dei gladiatori e daga da tac, daga da punta, li stende e li butta nel cassonetto dell'umido. A questo punto, per Tom Cruise, inizia la sua corsa disperata verso i fori imperiali. E riesce ad evitare un gazebo che chiede la firma contro la droga. Non firmo, sono a favore, va, fatta a piangere. E mentre dice questo, inciampa Porello, casca così in un telo pieno di borse false de Prada. Ma lui si rialza, prende la borsetta, già che c'è, e corre verso il Circo Massimo, mentre viene bloccato da uno che insiste per vendergli dei calzini. Insiste, oh capo, accatto dei calzini, scusa, senza la ute, che cosa fa mi? Lui, Tom Cruise, non ne può più e cede. Vabbè, dammi sti calzini, e se compra 6 paia dei calzini bianchi corti di spugna
perché in Florida, in America, sono di gran moda. Dice, me li metto quando faccio la cerimonia del film. Comunque, Tom Cruise, ormai sfinito, per evitare un infiltrato del Bangladesh senza permesso di soggiorno che vuole appioppaie un mazzo di rose rosse mosce, a un certo punto lui si rifugia nella sede del Nazareno e qui si fa convincere da uno che assomiglia al commissario Montalbano a candidarsi a sindaco di Roma. Si iscrive nelle liste elettorali e nel gran finale Tom Cruise vince le elezioni senza manco il ballottaggio e diventa sindaco di Roma. Ma quando scopre che il lavoro di sindaco consiste nello spegnere autobus e cassonetti incendiati, segare alberi caduti e liberare la città da topi, cinghiali e gabbiani, Tom sbotta e dice, ah regà, e mo m'avete rotto, Mission Impossible è un film d'azione, mica di fantascienza, mo vabbè che vabbè, ma mica davvero davvero, monta sul primo monopattino buttato per terra, ma mentre corre verso Ostia Lido, cade in una buca dei lavori in corso della metro C, non prima di aver lanciato il suo grande urlo, mannate tutti quanti a P.A. Belander. Maestro, sì. Io sul fatto che Tom Cruise è stato a Roma, insomma, ho detto la mia, ho detto tutto. Beh, io avrei un paio di cosette ancora da aggiungere. Da aggiungere? Ne ho fatto una canzone, lei freme dalla voglia di sentirla, vero? Ma io, guardi, sono tutto un brivido. Prego. La canto anch'io. Te blocco Roma per un po', mi faccio un selfie perché no, l'inseguimento dentro un bigo, per far vedere quanto son figo. Tom Cruise in auto senza la cintura, tutte ste buche che paura, in moto sì ma senza casco, speriamo solo che non casco. Tom Cruise, con una vita così, Mission Impossible, Green Italy. Tom Cruise, con una vita così, sì. Tom Cruise, con una vita così, Mission Impossible, Green Italy.